siamo giunti alla quinta edizione del premio internazionale Tito Schipa, un premio che è stato ideato dal cantante lirico Gio Fallisi. Soddisfatto? Sì, è un sogno che si è realizzato e che io non pensavo neppure quando mi è venuta in mente questa idea potesse avere questo sviluppo. E quindi ora siamo alla quinta edizione, è un'edizione a cui tengo particolarmente perché verrà premiato un figlio di Ostuni, anch'io sono diventato cittadino ostunese, che sta veramente portando alto il nome di Ostuni, del Salento, della Puglia, dell'Italia nel mondo e nel modo migliore. La gioia di avere qui Claudio, che non veniva a Ostuni da un sacco di tempo e che qua tra i suoi amici, tra i suoi parenti, lui ama Ostuni e Ostuni ama Claudio. Il premio internazionale Tito Schipa celebra questa sera Claudio Sgura, il maestro Claudio Sgura, baritono di classe e talento, ostunese. Ti sei praticamente esibito nei locali, nei teatri più importanti di tutto il mondo e vorrei chiederti quanto è importante per te questo lavoro, com'è nata questa passione per la musica lirica? Beh, diciamo che la cosa più importante è quando uno realizza i propri sogni. Uno fa nella vita quello che ha sempre sognato. Io sono fortunato oggi di poterlo dire perché finalmente ho realizzato il mio sogno. Il mio sogno che è nato tanti anni fa, a partire dal 1997. E da lì con tanta costanza, tanta caparbietà, sono arrivato fino a questo punto. E sono felice di trovarmi qui questa sera. Ma cos'è successo? Io mi ricordo tu ti esibivi nelle chiese, cantavi ai matrimoni, cos'è successo? Ma a dire la verità a Ostuni mi chiamavano, se posso dirlo in dialetto, l'uagnone che canta in dalle chiese. Esatto. Con il famoso mio carissimo amico Don Cosimo, che è stato lui in poche parole a scoprire tra virgolette il mio talento per poi farmi cantare nelle chiese. Lui mi aiutava tantissimo perché io sbarcavo il lunario cantando appunto nelle chiese, matrimoni, battesimi, funerali. Però da lì è nata la passione della lirica quando nel 97 mi ascoltò la mia prima insegnante di canto, la signora Mazzotta di Lecce, e da lì ho iniziato a coltivare la mia passione. Dopo, ripeto, uno può essere bravo quanto vuole, può avere tutta la voce del mondo, però deve trovarsi nel posto giusto, al momento giusto, perché io lo dico, nel mondo della lirica ci sono tanti cantanti, tanti personaggi che hanno una voce bellissima che purtroppo non riescono a sfondare, o per la gente o perché non si trovano nel momento giusto. Come si fa la musica lirica all'estero rispetto all'Italia? Beh, sappiamo la situazione critica in Italia. L'Italia sta attraversando una situazione abbastanza critica, soprattutto per i teatri, perché diciamo la lirica è stata la culla, è nata appunto in Italia. Sappiamo i compositori, Verdi, Puccini, Mascagni, e loro hanno dato lustro appunto all'Italia componendo delle opere che sono state portate a livello mondiale. E diciamo che all'estero, ahimè, non vorrei, per l'amor di Dio, si lavora benissimo anche in Italia, però all'estero non si sente tanto questa crisi, quella che si sente in Italia, ma dal punto di vista anche economico, perché ahimè parecchie produzioni vengono cancellate e quindi ne va a discapito la cultura, la lirica, secondo ne va a discapito anche il cantante e terzo anche il pubblico. Perché il pubblico italiano ama la lirica, il pubblico italiano ama sentire cantare le voci belle, ama sentire cantare le opere e tutto. A chi non conosce la tua voce, cosa faresti ascoltare? Cosa farei ascoltare a chi non conosce la mia voce?
Ma a chi non conosce la mia voce, io faccio ascoltare sempre il mio cavallo di battaglia, cioè perché io ho cantato tantissime volte Tosca, la Tosca di Puccini. Io canto il perfido Scarpia, il quale è innamorato della Tosca e farebbe tutto il possibile per portarsela, tra virgolette, per averla. Niente, questo. Ma prediligi i ruoli drammatici o diciamo quelli un po' più leggeri? Allora, diciamo che prediligo i ruoli di carattere dove innanzitutto va messa in evidenza innanzitutto il colore della voce, ma dopo a me non piacciono i ruoli dove il baritono viene definito troppo paterno. Mi piacciono appunto i ruoli di carattere dove il baritono è, tra virgolette, cattivo. Cosa non manca nel tuo camerino? Ma allora, io sono molto scaramantico e ogni tanto un po' di scaramanzia ci vuole. Nel mio camerino non deve mancare mai mia moglie. Ti ha portato fortuna, diciamo che sei una colonna portante nella tua vita? Sì, diciamo che io nella vita ho sempre avuto la fortuna di avere persone che hanno sempre creduto in me. E ultimamente io, da 7 anni, io per fortuna ho trovato mia moglie, che è lei ora che è la mia insegnante di canto. E io devo tutto a lei, se io sono qui stasera devo tutto a lei. Tu rappresenti la Puglia, rappresenti Ostuni, in cosa ti senti legato a questa terra? Mi sento legato ai sapori, mi sento legato a Ostuni, perché sono nato a Ostuni, i miei concittadini, amo Ostuni come amo gli ostunesi. I tuoi prossimi impegni? Metropolitan, a New York, Tosca, dopo Salerno e dopo Torino, Amburgo, La Scala. Dove vuoi arrivare? Ma io vorrei arrivare a 70 anni e fermarmi lì e dire basta, ora posso montarmi la testa. Sono arrivato, me ne vado a casa, nella mia villetta, compro il cagnolino. Questa sera ti conferiranno questa onorificenza, motivo di grande orgoglio. Sì, sono abbastanza onorato, davvero. Onorato di ricevere il premio Tito Schipa, perché sappiamo che Tito Schipa è stato uno dei maggiori tenori illustri del mondo. Con noi una delle personalità più originali del panorama musicale italiano, figlio del celebre tenore Tito Schipa, con noi Tito Schipa Junior. Ecco, io volevo chiederle, un'eredità pesante la sua? Un macigno luminoso l'ho chiamato sempre. No, non è pesante, no, è dolcissima eredità. Infatti devo comunque ringraziare il Salento che come sempre ricorda il momento buono, questa è una serata importante, grazie dell'iniziativa, soprattutto grazie di permettermi di esserci anche in proprio, perché questo è importante per me, di essere anche qui come autore oltre che come figlio, insomma. Lei è un primato importante, il primo autore di un'opera rock in Italia ed anche uno dei primi al mondo. Sì, Orfeo 9 è un'opera rock che è stata scritta da me negli anni 70, che è risultata poi essere praticamente la prima mai andata in scena al mondo. Ne esce un DVD in questi giorni, attesissimo devo dire, immodestamente, molto atteso, che è questo qui. È un triplo DVD che racconta tutta la storia del film e dell'opera, più ovviamente contenere l'opera stessa, tutta restaurata. Lo presenteremo stasera in chiusura di serata.